Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89. Se stai pensando, no, a una nuova idea per creare un videogioco e la prima cosa che ti viene in mente è la cacca, allora forse dovresti fare un resoconto sulla tua vita per capire in che punto proprio le cose sono andate storte. Ad ogni modo, maltornati in una nuova puntata di... E quindi, sì, prevedibilmente in apertura andremo a parlare di A Third Life, un gioco da 3 euro a tema fecale. Dritti dentro il cesso! Oddio. A Third Life, la vita di uno stronzo. Wow, come scende! Lucido, te lo sembra di Pongo! Mamma mia, che schifo, sento quasi la puzza da qui. Come giocare, dai, vediamo un po' com'è che si gioca. Allora, clicchi per sparare, spazio salta, shift per abbassarsi. Come fa una merda ad abbassarsi, boh? Quindi puoi saltare, ti abbassi. Ah, va sott'acqua. Ah, ma solo per un secondo, tipo così. Attivare i tasti permanenti? No, mai! No, ma ragazzi, per questo gioco ci vorrebbe joypad, eh. E dico sul serio, perché control, shift, spazio, WASD... Tutto rannicchiato a sinistra della tastiera, non è che sia proprio comodissimo, anzi, io ci provo, ma ho paura che... No, 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 la mosca no. Salta. Ah, no, la mosca ha la vita. Praticamente se ti fai colpire, la mosca cade a pezzi, si decompone. Dio, le monete? Sì, ma non salta, mi devo abbassare lì forse. E dai, però, come si fa lì? Andiamo. E vaffanculo! Quando spara. Diamo le monete. E ma ora ci saranno i nemici. Giù, vai. Salta. Ui, ratti! Sorci. Salta, salta. Giù, sotto il tubo. No, mi sa che devo spaccare i cosi, i barili, vedi, vedi. Non ho preso tutte le monete, però. Bestia, no. Oh no. Difficile. Ah. Salta. Oddio, ucciso il topo. Il ratto. Un bel gioco, insomma. 3 euro spesi proprio bene. Già mi pento. Ma che cacchio vai a comprare? Eh no, ma è difficile. No, no, senti, senti. Serve il joypad per forza. Ora, ragazzi, noi si ride e si scherza. Però là fuori ricordiamoci che c'è un brutto signore che. Quando è andato a creare un gioco ha pensato come prima cosa alla cacca. Un nuovo videogioco, lo devo vendere. Cacca pupù merda! Mamma mia, mamma mia. Non è che salti con A, no, con Y salti, c'è cioè, roba da matti. Spari con R1 e ti abbassi con X. È veramente terribile la mappatura, eh. Io non ci credo che non si salta con A. È palloso perfino così, cioè per intenderci. Da, porco lui! Difficile, ma per via dei comandi, mica per altro. Terribile. Cioè, la cosa peggiore fino ad ora sono sui comandi. Cosa ho preso? Cos'era un dildo giallo? È impossibile raccoglierti i soldi qua. Proprio non è fatti. Madonna, per poco. Giù! Salta. Salta. E si. Ah no, lì dovevo abbassarmi. Madonna, possibile, non ha capito. Qua ti devi abbassare per forza, vedi? E mi colpisce uguale. Ma vai a cazzo. Questi comandi sono lerci, sono terribili. Cioè, per saltare in tutti i giochi normali, ma questo non è un gioco normale, si usa A. Cioè, lo sa anche il muro, dai. Vaffan. Guarda te. Cosa mi tocca fare? Giocare con la cacca. Cos'è? No, ora mi frulla. Salta. Aronzi. Io vi giuro, è molto più difficile di quello che sembra, ma la cosa positiva è che forse non ci sono le vite. Può essere. Vai a dormire, vai. L'unica cosa bella di questo gioco è la musica classica in sottofondo. Traccia gratuita che ha deciso di utilizzare perché non aveva soldi, essendo morto di fame. Però, almeno è gradevole da ascoltare, almeno quello. Pensen vensen, pensen vensen, pensen ven. No! Oddio, è il boss finale!
boss di livello, suppongo. Eh sì, c'è anche la barra della salute, dai, forza. Mi sa che devo scansare la scia, eh. Devo scansare la scia rossa. No! Da qui. Cattivo lui. Non riesco, oh, vi giuro, non riesco ad abituarmi a questa mappatura schifosa, lercia che c'è in questo gioco. È così terribile questo? Sì, sì. Ok, mi hanno messo i vesti del maiale. Mi hanno messo i vesti del maiale, dai, dai, dai. Dai, siamo a metà strada, dai che scoppia, dai che scoppia. Fa sempre gli stessi attacchi alla fine, non è che sia. C'è una volta che impari, si fa presto, dai, dai, dai. Lance scoppiato a mille pezzi. Secondo livello. Eh no, non ci siamo, eh. Ora le cose diventano più complicate. Asti vasti, no. Ma le monete a che servono? Nulla. Aspetta. Oh, c'ho l'attacco. C'ho il triplo sparo adesso. Bello. No, no. Pazzi stretti qua. Aiaia. Oh, sì. No, 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 no. Spaccali, spaccali. Benzen, 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 benzen. Ho sbagliato perché sono un cretino. Se muori perdi bonus. Sbaglio sempre a non abbassarmi. Dove stanno i doppi tubi? No, dai, un ragno deformato, che altro? Da qua. Niente, no, non, è immortale quel ragno. È come giocare con l'asse invertito ad un FPS. Anzi, peggio forse. Sì, sì, oserei dire peggio. Worst! Giù! Oh, madonna. No, quello era difficile. No, devi andare anche in avanti, se non ce la fai, eh. Se non ce la fai lì. Ah, perdi sempre il boss. Ma che puttaniere. Eccolo. Boss di fine livello, diciamo. Ma poi, quando spari, non puoi mantenere premuto il tasto R1, no, devi fare ta-ta-ta-ta-ta proprio, fino a stroncarti l'indice. Ma perché non prende danni? Non prende danni! Ah, devo ho capito, devo sparare nell'occhio. Dai che scarso, dai che scarso. Il suo attacco è facilissimo da evitare. No! Sì, ma così ti prende per forza. C'ha la tua mira. C'è la... Ah, devo andare giù quando fa così, dici? Benzin, bene, benzin, bene, benzin, benzin, bene. Come fai ad evitare quel coso? Come fai ad evitare? È impossibile! È impossibile! Se vai giù ti prende. Se fai il doppio salto ti prende. Se ti muovi a destra e a sinistra ti prende. Che devo fare? Ti segue preciso. Come fai? Come fai? È non estimabile. Usa gli occhi se non mi credi. Usa gli occhi. Ma che incespicamento di palle è sto boss? Come si fa a mettere una roba del genere? Qua qua frantumi. Cioè mi fai capire? Fai vedere sto benedetto Fom se qualcuno ha bestemmiato. Vedi vedi Octopus Monster qua. Ehi, è impossibile battere questo. Vedi vedi vedi, non sono io il problema. Vedi, ti insta snipera. Ha risposto lo sviluppatore. Sì, è possibile, devi soltanto andare a sinistra e a destra. Probabilmente lo renderò più facile, visto che molte persone si arrendono arrivati a quel punto. Chissà perché, forse perché è impossibile. Guarda, ora prova ad abbassarmi, eh. Lui ha detto destra e sinistra. Sì, destra e sinistra è una sega. Altro che destra e sinistra. Destra e sinistra gli schiaffi che ti do. Destra e sinistra. Destra e sinistra.
Senti, al F4 le avete dai coglioni, gioco di merda letteralmente. E già con questa opera d'arte i primi 3 euro sono andati a farsi benedire, ragazzi. Ma come sappiamo tutti, non c'è merda senza mosca. Infatti il prossimo gioco di oggi è Fly in the House. Cacca, pupù, merda con le mosche. Sono queste le idee profumate dei nostri aspiranti sviluppatori, madonnina cara. Cos'è questa schifezza? Uno sfondo in bassissima definizione. No, ma seriamente sto gioco a prezzo pieno veniva 9 euro? No, aspetta, 9 euro? 9 euro? Per questo gioco che parla delle mosche. Proviamo questo spettacolo. Allora, livello 1, appartamento. Ragazzi, vi è mai capitato di entrare in una salumeria e vedere una mosca dietro il vetro? A me sì. Non è un bello spettacolo. Adesso mi ricordo. Che cos'è quel suono? Oddio, la mosca! Mori. Allora, l'obiettivo è uccidere la mosca per avere un po' di pace. Aspetta, ma... ma perché ho rotto in due un tavolo? Oh. Mori. Porta ceneri, dai. Dai, mori! Nice. Livello completato. Basta, è finito il gioco perché la mosca è morta. No, ce ne sono altri di livelli. Livello 2 ufficio. Ma che roba è? 9 euro, ragazzi! 9 euro! Meno male che non ne ho spesi io. In che modo spendere meglio 9 euro? Non saprei, non saprei. Allora, tutti i membri dello staff stavano ad un incontro e qui... ecco, Fly in the Office! Quel suono in bassa qualità. Ah, ti butto un monitor appresso ora. Oh, sta foglio di carta. Ma che stai dicendo? Io per schiacciare le mosche uso i monitor. Molto più efficaci dei giornali, per esempio. Lanz? Oh, dove pensi di andare? No, senti, facciamo le cose per bene. Le cuffie, dai, della Razer. Dai, l'iPhone, così non ci rimetto nulla. È un iPhone, boh. L'iPhone! Ah, dai, fatti schiacciare! No, no, devo riuscirci col telefono, non mi interessa. No, con la tastiera. Dai, la tastiera. I pesi! Madonna! Ora mi cazzo veramente. Oh! Dai, la penna! No, si è rotto il tavolo. Un tavolo ti tira appresso. Crepa! E non muore, non muore, c'è collisione. Mi prendi per il culo. Dai! No, c'è il tempo poi, Dai, oh! Muore! Madonna puffa! Che cazzo è successo? Chi è che urla? No, ancora? E dai! Ma è impossibile! Dai! Cazzo! Madonna! Ma che cazzo? Distrutto tutto l'ufficio per una mosca! Oh, basta sta musica! Ma mi prendi in giro? Non è collisione sta mosca! È senza collisione! Dio Bono non muore! No dai, ma non esiste! Perché prima c'ero riuscito in poco tempo? Volte si ba... Sono andato! Ma come? Cosa? Che se ne frega se la mosca non è morta? Cioè, nella vita reale, se la mosca esce dalla finestra, dici, bene, sono andata, problema risolto. No, doveva morire, dovevi schiattare, quindi mi sento sconfitto. Dai, sì, l'ho presa lì.
Madonna! Dai! Non ci voglio credere. Non riesco, ragazzi, non riesco. Ma dai! Bestia! Dai, no! L'ho schiacciata lì! Ma che stai dicendo? Dai, oh! Finalmente! Finalmente! Stavo veramente impazzendo! Oddio! Terzo, ma io non voglio più giocare, quello è il problema. Il problema è che non voglio più giocare! Castello, ma quale castello? Castello di cosa? Di merda! Questo gioco è un castello di merda, veramente! Ora che devo fare la stessa cosa di prima? Volevo sempre avvicinarmi a questo castello pieno di memoria. Penso che qui posso trovare le risposte a molte delle mie domande, ovvero ammazzare le mosche, perché farlo? Perché sei... Cos'è quel suono? Fly in the castle! Di nuovo. No, due piani. Non ci voglio credere. Dai, dai. Dai, forse ci va bene. No, ma non vale andare lì. Non vale andare lì. Vaso da 3.000 euro. No. Nah. Fatti un piattino di cazzi tua, non posso buttarmi? Sì, ma come fai? Se sta lassù, che fai? Fai il giro e poi scendi di nuovo, ti fa rinzarunza. Ah, prendiamo... Distrutto proprio, cos'è sta roba? Un girino, che era? Sì, ma non vale così! E si mette a ronzare là in alto, ma se io vado lì poi scende. Io faccio a rinza e lui fa runza, capito? Ma che livello di merda è? Infatti è difficile sto livello rispetto agli altri. Come fai a prenderlo là? Come fai? È possibile. Letteralmente non fattibile se fa così. Madonna! Dov'è? Deus Ex! Cristo! E scendi! Scendi se hai le palle, scendi, non scende. Sì, sì, crepa! Ma vieni! Sono contento, e ora? E le risposte? Le risposte di che? Adesso le risposte sono chiare, sono diventato più calmo, ma... No, un'altra volta no, eh. No, di nuovo no. No, serio, no, non mi prende per il culo. Cioè, ho già completato il gioco. Ho già completato un gioco che a prezzo pieno viene 9 euro. Cioè, come Cristo si fa? In più c'è soltanto modalità arcade, che è la stessa cosa, solo che... Flashlight. Cioè, se metto flashlight, allora è di notte. Fare fuori una mosca al buio. È più divertente così, no? Ce n'è anche la mosca. Boh, ragazzi, come concludere questo gioco? Diciamo che le mie palle sono come questo vaso in questo momento. Dai, Alt F4, levati dai coglioni. Non so se avete notato, signori, ma questa puntata di Let's Room Steam ha qualcosa di surreale, perché stiamo aprendo e chiudendo giochi alla velocità della luce. Arrivati a questo punto, però, almeno una piccola nota positiva forse c'è, perché il prossimo gioco che andremo a provare costa soltanto 1 euro e si chiama The Wraith Trials. Vi dico solo che il processo si chiama GameGuru.exe. Iniziamo bene, iniziamo benissimo, non bene. Abbiamo due opzioni a nostra fottuta disposizione: Start oppure Desktop. Non lo so, guarda, sono indeciso. Cioè, questi non hanno messo neanche uno sfondo per presentare il loro schifo di gioco, neanche quello. È la prima volta che vedo come immagine del menu uno screenshot del gioco. Ed eccoci qua davanti ad un coltello da cucina. Con questo ci tagli il pane la mattina, capito? Fiero, Lanz, vieni, Lanz.
Proprio lento, eh. Oddio, il ritorno del gargoyle del bagno. Ho mangiato del kebab. Oddio. Proprio gli stessi modelli in tutti i giochi Game Guru. Qua posso andare dove voglio. Ma come mai tutti i giochi Game Guru hanno questa cosa in comune, che puoi andare proprio dove Cristo vuoi? Però almeno non possiamo dire che non siano giochi liberi. Puoi andare dove vuoi, fuori dalla mappa, sulle colline, alla faccia, grazie, grazie. Prende e buzza via nel secchio. Ma quanto sono belli i giochi Game Guru, che puoi sempre uscire dalla mappa. Non c'è un gioco Game Guru dove non puoi uscire dalla mappa. Che io sappia, perlomeno, che io sappia. Ma io... Allora, ma se è ripido, no, a 90 gradi, perché... Cioè, perché posso salire io? Cioè, perché l'avete sviluppato in questa maniera? Cioè, se io vedo un dorso così, io faccio ta ta ta, io perché posso salire? Io come mai posso salire? Ora, io questo euro vorrei tanto sapere per cosa l'ho speso, no? Proviamo a rientrare nel campo di battaglia, va, così. Qui c'è una mannaia. Le armi corpo a corpo hanno le munizioni, no? Dovete vedere sta cosa. Cioè, qua. Cioè, se io tiro una raspata, guarda, il numero scende e poi risale, per renderlo infinito. Però intanto il numero si legge. Io mi domando e dico, ma perché li fate sti giochi? Tanto non ve li caca nessuno, ve li caca giusto lo Zeb 89 di turno per farci il video, ma se no... Andiamo di qua. Ah, the gate is locked, caspita! Mannaggia, ragazzi, chiuso il cancello, non so come fare. Aspetta. Ma non è che posso saltare fuori dalla mappa e fare come mi pare, no? Ma non è che posso fare così, no, mica. Ma veramente, il cancello è chiuso. Non preoccuparti, si risolve subito il problema. Allora, è per raccogliere una pozione curativa. L'obiettivo è raggiungi la fine del livello. Bisogna vedere se finisce prima quello o la mia fottuta pazienza. Ma vabbè, proviamoci. Chiusa anche questa. Ah no, questa è aperta. Vabbè, non che cambi qualcosa, ma... Buonasera. Oh! Guarda che non sto giocando ad 1, 2, 3 stella, eh. Che devo fare? Mi devo voltare? 1, 2, 3 stella? 1, 2, 3 stella? No, è molto bravo, è preparato. Si pianta! Dopo un tot di distanza si ferma completamente, non ti segue più fin quando non ti avvicini di nuovo. E lo scheletrino ci ha lasciati. E va bene. Raggiungiamo la fine di questo livello. Cos'è? La famosissima chiave del tonno dei giochi Game Guru, però stavolta in formato gigante. Guarda, un euro sarebbe meglio speso su uno di quei caffè schifosi delle macchinette di Arezzo, che purtroppo a volte sono costretto a bere per via del fatto che tutti i locali sono chiusi. Insomma, dove devo andare? Una luce 2D. Vuoi vedere che è la fine del livello? Proprio così. No? Arts? Dio, sei inceppato. Arts? Ost? Non vale Arts? Lo scheletro che sanguina. Cos'è che ha droppato? Non la pensavo. No, falsa allarme. No, prendi la chiave del tonno, fatti strada, che qui non puoi neanche sperare di vedere la minima cosa positiva.
Ancora sta in piedi. Eh no, finiti i colpi. Adesso posso zappare in santa pace. No! No, dai, così no però. Ecco, così. Oddio! Vai. Perché mi segna una pozione se poi premo H? Ah, ora l'ho usata, ora. Prima no. Prima... No! Cos'è successo? Sono cascato in una trappola. Sei morto? Premi spazio per tornare al menu. Sì, Cioè, se crepi, devi cominciare tutti i livelli da capo. L'hamburger era congelato da 6 mesi! A few moments later. Ma qui c'è la trappola. La spada. Sì, ma ti danneggia attraverso tutto, Grazie. Altro che chiavi. Non servono a nulla. Sa che ho già vinto, Ho già vinto. Non era neanche chiuso l'ultimo cancello, ti rendi conto? Non c'è nessuna sfida, basta che salti e arriva alla fine, ha vinto. La spada di Zorro, del moschettiere. Cioè, non è che fa proprio... Che animazione è? Proprio... È come se desse una bastonata. Non è che fa così, no? No, proprio... È una cosa inguardabile. Come minimo avranno riciclato l'animazione da un'altra arma, tipo un martello. Ma nemmeno, fa totalmente male. Guarda, il pozzo tappato. Il pozzo tappato, murato proprio. Un pozzo murato. Ma sanno almeno che cos'è un pozzo. 1 e 2. Ah, si inceppa sul nulla. Ma io guarda. Si ferma. Meglio. Mi facilita la vita. Abbiamo già vinto. No. Cosa c'è qui? No, ma come Skeleton Lord? Mi sarebbe a dire. Basta che indietreggi e non riesce mai a colpirti. Oh mio Dio. Io ho paura dell'acqua, Cos'è quell'affare laggiù? Rettiliano. Con la voce di un umano. È un colpo solo. Battezzato proprio. Ta. Nance? No! Sì, mi prendi per le natiche. Fa un sacco di danni, però. Ma come? Usi la pozione. Usa la pozione. Premi. Nance. Wow, Nance. Una spada ancora più bella. Oddio. Due colpi, questa è più forte, Questa fa più danni. Schifoso rettiliano. Che è successo? Cioè, dopo un po' di rettiliani che uccidi, hai vinto. Levati di ritorno. Dai! No, Cristo Dio! No, tutto da capo, tutti i livelli da capo! Ma bisogna volersi male, bisogna essere proprio Zeb89 per accettare di rifarli tutti solo per farci il video. Dio mio! Bisogna essere pazzi e scatenati quanto me per farlo. Madonna, le trappole che one shotano! Aspetta. Notate anche voi qualcosa di leggermente putrefatto? Si sono incrociate le tracce musicali. E adesso sto sentendo due tracce musicali contemporaneamente. No, mi piacerebbe. Distanza di sicurezza. Ah, l'obiettivo uccidi i Skeleton Lord, ok? Ce ne sono due, uno è qua. Basta che non ci sia una trappola. Ah, è uno. Manca un altro Skeleton Lord. Eccolo là, già vinto. Mi sa. Basta che ammazzo quello, ho vinto. Non morire. E vai!
E si va avanti, l'avventura continua, non sappiamo dov'è che si va a finire. Obiettivo come... Ammazza due Skeleton Lords. Di nuovo? Beh, ma aspetta, ma è lo stesso livello? Serio? No, aspetta, ci deve essere un errore. Cioè, no, aspetta, ho visto male. Dimmi che ho visto male. Può capitare, cioè, uno vede male, sai. No, no, tu non è quello che sembra. Io mi rifiuto di credere che sia quello che sembra. Secondo me ho qualche problema mentale io. Non è possibile che io stia vedendo. No, no, no. Non è quello che sto vedendo. Non è fottutamente pensabile. Cioè, tu vinci il livello e siccome non c'è un altro livello, ricarica quello che hai appena finito! Sì! Ma questo è il gioco dei record, il gioco delle vergogne mai viste! Oddio! Objective kill Skeleton Lord! Ricarica lo stesso livello! C'è veramente da rimanere increduli! Dopo da strofinarsi gli occhi, non ci credi, impossibile! Cioè... Ma no, veramente, guarda, non c'è mai, e dico mai, limite. In ogni puntata di Lerchume Steam c'è sempre qualcosa che proprio ti lascia perplesso, a bocca aperta. Questo indie qui, che si chiama Scary New Year, ovvero spaventoso anno nuovo, costa ben 13 euro. 13 euro? E vai, forse abbiamo trovato un gioco vero e proprio. Teschio morto, isola morta. Foresta, spiaggia del macellaio. Prova a fuggire dall'isola il prima possibile. I tuoi mezzi però sono limitati. Loro hanno una borsa. They have... No, io ho. You have. No, they... Traduci dove si deve. Sto cremlino. Cioè, soltanto questa sezione mi sta facendo venire voglia di cavarmi gli occhi. Powered by Unity per la fava. Proviamo questo. 13 euro. Attenzione, attenzione. Abbiamo una videocamera, l'Outlast. Ma serve a qualcosa o è soltanto così per contorno, così non gli serve veramente? Ah, ma la pila si scarica pure. Il problema è che senza nero non vedi niente. Niente, assolutamente. Esploriamo questa baracchina. Cos'è questa? Radio. Cosa? Prego. For radio check. Cioè, cos'è un MP3 scaricato dal primo sito che hai trovato? Schiaffato là che non serve a niente? Ho paura di sì. Sei un forno, pizzaiolo. Dovrebbe lavorare Luigi Di Maio in questo posto. Un miscelino di cazzate. Assumete il topo Gigio. I cretinetti. Io sento versi provenire dall'esterno, eh. Andiamo a verificare. Insomma, là dentro non c'è niente, a quanto pare. Wilco 9 for radio check. Andiamo a Calbenzano. Andiamo a Calbenzano. Io devo fuggire dall'isola. Ah, c'è anche l'inventario, gli slot. Wilco 9 for radio check. Ecco, si stanca. No. Sì, ma cos'è sta spazzatura, dai? Ma leviamo la torcia, giochiamo così. Giochiamo così, che ne dite, ragazzi? Sì, ma non c'è nulla, quanto può essere triste? Aspetta, dice qualcosa? Riesco a intravedere malapena una cosa, una sporgenza qui. Ah, era un albero, falso allarme. Roba da rimborso istantaneo. Ma ragazzi, 13 euro per andare in giro al buio con una torcia. Ma è orribile questo gioco. No, ma io chiedo il rimborso, è una truffa unica. Ma è monnezza, ma serio? No, a me va bene tutto, ma 13 euro non te li do per una cosa del genere. Non te li do! Ma non c'è niente da fare, non puoi sapere dove andare. C'è qualcosa di tipo riflettente là in fondo. Dovrebbe essere acqua, ma... Ma ammesso che ci arrivo, poi che faccio? Mi metto a nuotare? E io dovrei trovare oggetti, loot in un posto così vasto, al buio... Che non vedo niente. Sì, sì, contaci. Scary New Year. L'unica cosa che fa paura è questo gioco è il prezzo. Sì, pensavo.
Cioè, muori nell'acqua, è nociva. Non ti si sfoca neanche la visuale sott'acqua. Siamo arrivati al bordo della mappa e adesso è necessario riavviare tutto. Proviamo Dead Skull, va? Stavolta la telecamera è rotta, però. Cioè, io cosa dovrei fare qua? Cioè, della serie, ok, sono apparso accanto a questo edificio distrutto con il mic. Cosa devo... A presente fare le cose che fai in un gioco da 13 euro, no? Della serie, ok, la missione qui, là, no, che ti... Niente, sì, proprio vai in giro a romperti la fava. Io questo inventario, non so se è una presa in giro. Ah, ma è lo stesso forno di Gigino Di Maio, stavolta è sfasciato però. È tutto un bosco con frasche e alberi e basta, circondato da mare, basta, fine. Cioè, questo è il gioco, non c'è altro. Aspetta, mi fai capire? Fai vedere il terzo, se... Funziona manco più il menu! Non funziona neanche più il menu! Oh! Cos'è sto fustino di merda d'un gioco? Alt F4! Ma foresta no, Butcher Beach. Ma vediamo com'è la spiaggia del macellaio. Dai, non ci credo. Almeno un livello di giorno l'avete messo o no? No, di nuovo di sera. Che è un'auto. Abbiamo fatto l'incidente, siamo sempre sulla solita isola. Boh, me lo direte voi nei commenti, ma a me sembra un'auto di GTA, ma potrei sbagliarmi, No, secondo me ci sono un po' di persone che stanno pensando, dai, Zeb, dai, cambia, dai, vi faccio un bel favore, levati dai coglioni. Se abbiamo finito, no che non abbiamo finito, ragazzi, dobbiamo provare Totally Accurate Battle Zombinator, un gioco che addirittura è stato rimosso da Steam, conta ancora come lerciume, perché bene o male ci è stato, ma adesso non è più disponibile, chissà come mai. Cos'è questa pila di stronzi? Aspetta, ma è un gioco multiplayer questo? È un gioco multiplayer, ma come minimo sarà morto. Elenco server. Aspetta, c'è qualcosa? Oddio, c'è qualcosa. 8 giocatori. Vediamo com'è. Cos'è un FPS? Che cazzo sta succedendo? Ma che cazzo? Cioè, io sono... Oddio, che è un omino di Pongo? Ma che qua che ceppo? Cioè, io sono un omino e posso tirare le manate, basta. Che è un inventario con tab. Oddio, mori. Ma chi è? Nak Chorris. È uno, oddio. Madonna. Ma che camminata è? Dove meglio. Ma che cos'è questa spazzatura? Ma per forza che l'hanno levato, offensivo. Agli occhi proprio, ma che è? No! Ma si fa cazzotti, si fa cazzotti. No, sto crepando. Morto. Ma mi sa che quello è un NPC, sì. Ma che senso ha? Che senso ha? Cioè, lo levi sì da Steam un gioco. Oddio, che è? No, chi è? Graf Malikisek. Ma chi è che si mette a giocare a sti giochi? Ma che gioco? Ci si tira solo le manate. Ma a me sorprende il fatto che ci sia gente in gioco. E uno si sveglia la mattina, ma giochiamo a Zombinator. Quel cavolo che si chiama. È cascato per terra. Ma tu muori? Ma scappa, ma che verme. Poi a volte va a scatti. Dov'è? Si è scollegato! E rage qui. Fuck this shit, I'm out. No, ma dico, ma come fa uno a dire, ma voglio giocare a Fortnite, a Counter Strike, a Hearthstone, a PlayerUnknown, tutti i giochi di merda, ma uno può capire, no? Il motivo per cui la gente ci gioca, perché vuole camperare, gli piace. Ma giocare a questo perché? Come fa ad esistere un server con ben 8 persone dentro? Devo cercare qualcuno da ammazzare, qualcuno da prendere a schiaffi. Cioè, se faccio tasto destro alza le mani. Morto. Rip. Eh sì, è solo rispawnato. Cos'è?
Una città, no, non mi dire. Oddio, abbiamo trovato qualcosa. E qui qualcuno ci sarà da queste parti, immagino. Che ca... Oddio! Dammela a me! Dammela a me! Dalla a me! Oddio, è morto! Ma non mi ha droppato l'arma, dai! Perché sono l'unico imbecille senza armi? Che poi non c'è manco un punteggio, sai, le kill, le morte. No, no! Proprio... mal divertimento, non è che ti dicono... Aspetta, aspetta! Oddio! Oddio, le munizioni, che è? No, mi serve un fucile adesso. Oddio, la pistola! No! Brutto! Nice! No, un altro. Ma mi sa che sono un bot questi, eh. Mi sono inciampato sul cadavere. No, no! Comunque, dovrei spostare la cam perché sotto la cam stava tipo l'HP e le munizioni. Vedi, vedi, facciamo così per ora. 42 HP, 53 col... Madonna, che zombie in arrivo. Cos'è? Un'altra arma? Ecco! Dai, dai, armati fino ai denti. Ora non so quanto sia popolato attualmente il server, però mi sa che qualcun altro almeno c'è. Oh! Oh! No, chi è che spara? Oh, da dove? Oh! Ma cos'è che mi stava danneggiando lì? Mi stava danneggiando il niente, l'aria. Che gioco da stegosauro, stercosauro. No! 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 Madonna, che palle! Mi ero pure armato, Cristo in Dio! Oddio! Picchialo! Questo è un altro giocatore, eh! Mori, mori, mori! No, vedi, vedi, è intelligente, è un giocatore per forza. Guarda come va, guarda come scappa. No, bestia. Avrò la mia vendetta, sudicio. Vada, no. E dai, un po' più lento, no, dai. E trapassano i colpi. Madonna. Bene. Un fucile di precisione, non puoi usare la mira. Aspetta, No! Pezzente. Si sente manco l'audio. Ma che cazzo? No! E dai! E dai, porco, muoverti! E cade per terra strasciconi, sto imbecille! Wrecked! Oddio! Hai rubato la roba! Oddio, il fucile del nerd aveva! Come ha fatto a trovarlo? Qua chi c'è? Qua chi c'è? No, non mi caga. Che cosa è successo? Oh mio Dio! Oddio! Oddio!
spara storto! Madonna, se spara storta st'arma. No, pensavi. Ma spara storta, lo spara così, ta 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 ta, a caso. No, mi sono rotto, gioco proprio inguardabile. Ok, il gioco è bruttissimo, cadi a strasciconi sempre, armi sono sprecise e tutto quello che ti pare, grafica orrenda, ma c'è gente che ci gioca, c'era un via vai di persone in quel server. Cioè, questi si tira gli schiaffi da soli a giocare a sti giochi, io... Mi tocca vedere queste cose e poi notare che il multiplayer di Doom 4 è morto. Concludiamo la nostra carrellata di sterco con un Evil Spirits. Evil Spirits. Sviluppato da Exciting Games. Oddio, filmato di introduzione c'è. Dai, abbiamo trovato un gioco, forse. Tra tutta questa spazzatura. Lo squalo. Che altro c'è di bello? Dai, dai, ora ci divertiamo, È arrivato il momento del divertimento. Perché ok spazzatura, ma dai, io veramente. Dimitri Demin e Victor Demin, i due fratelli, hanno fatto questo gioco. Allora, inizia la nostra avventura, non sento niente, audio zero. Ah, cadaveri, che schifo, che sta succedendo? Ma perché non sento nulla? È normale che io non senta niente. Che bel mare! Io sembra il salto di Serious Sam. Oh! Eccoli là i cadaveri. Oh mio Dio, piegato male, guarda, sgangherato. Oddio, il braccio tutto monco, stirato male. Monetina, monetina. La musica non si può mutare, no. Non ti rendi conto. Aspetta, ma sto nuotando in aria. Oddio, salta nell'acqua. Che posso saltare mentre sto nuotando? Ma che senso ha? Quale montagna t'ha stirata, stiratissima proprio. Osserva. Un'erba evidenziatore fosforescente. Ma che bello abbinamento di colori che abbiamo. Che cestello. Ragazzi, questa è qualità, la qualità vera che cercavo. No, ma non vale, sono disarmato. Ma no, no, così non è giusto. Suino e maialaccio. Posso avere un'arma per cortesia? Ma perché non ho niente ora. Che bello. E adesso cominciamo a ragionare. Un colpo solo, ta, proprio. Un singolo colpo. Posso rubargli le armi, interessante. Gli avversari muoiono un colpo. Ma guarda l'erba billboard poi, guarda, ruota. Cos'è sta roba? Un Far Cry dei poveri, ma dei poveri proprio morti di fame. Ah, muri invisibili tra gli alberi. Collisione fatta veramente male. Guarda, non posso manco passare di qua. Ma prova a farmi strada da questa parte. Vediamo un po'. Dance, dance. Un singolo colpo. Cos'è questa bottiglia enorme? Sdraiato sull'aria. Bene, bene, ben, ben, bene, 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 bene. Ta. Un modello senza texture, completamente nero. Ma per quale motivo? Da dove?
No! No, da capo no! Invece sì. Pistola senza texture. Target locked. Sì, sa automaticamente dove sono. Avete visto come si è girato di scatto? Ma è una vergogna, non puoi neanche avvicinarti così, piano piano. Possibile elemento stealth completamente forzatamente rimosso, quindi. Accetta. Accetta la Call of Duty. Da dove? Cioè, tu senti sparare ma non capisci da dove arriva lo sparo. Ma non si vede nulla. Ma le cose sono due: o mi colpiscono attraverso il muro oppure il nemico è invisibile, perché non c'è. E tu vieni colpito dal nulla in questo gioco, poi muori e ricominci il livello da capo. Simpatico, no? Avvincente. Insomma, un gioco generico dove ammazzi dei soldati generici con delle armi generiche in un livello generico. Ovviamente ispirato almeno leggermente, almeno, a Far Cry. Non ha il minimo briciolino di originalità. Questa bottiglia enorme, cos'è? Cos'è sta bottiglia enorme? È vodka. Io bevo vodka, ora mi giro a capo. No, non vorrei... Ecco, oh mio Dio, grazie Tom, penso che... What you dead? I thought what you dead. Tradotto male! Sì, tradotto con i sandali, però... Ma si è strappato i capelli? Ma io non so se è un bug o se è fatto apposta. Cioè, tu ti vedi un parrucchino appiccicato al culo di sta tizia e in testa niente. Vabbè, io le lascio là, Qua stirato. Oddio, che esplosione. Madonna, con tanto di abbassamento di frame rate. No, cos'è sta roba? No! Come ti permetti? Io bevo vodka, adesso mi giro a capo. Bevuto vodka, mi giro a capo. Proviamo il fucile. Mans. Oddio! Ma che è brunetta? Oddio, quanto è brutto! Non devo andare di qua, devo seguire la freccia. Livello superato! Adesso dove siamo? Un'altra vallata. Oddio! Sembra E.T. Sorpreso. Un coltello insanguinato alla Serious Sam. C'è qualcos'altro di morto qua. No! Ma che roba è? No, aiuto! Non posso stare un attimo tranquillo che mi arriva addosso la peggio merda. No! Guarda! Serpenti! Oh! Troppo un po' di vodka. Un serpente con la vodka. Che diavolo. Ma che ok, Leatherface ingrassato col culone. Ma che cosa sono questi mostri? T'aiuto io. Ha trovato un pezzo di carne alla volta. No! Ma ti ha aiutato, come osi? Brutto ingrato che non sei altro. Ma levati di culo. E mori. Oddio, che ammucchiata. Mamma mia, quanto sei brutta. Forse devo andare su quella nave, perché qua non sembra esserci nulla. Anche perché il segnalino mi sta dicendo vai lì. Ah, scusa, sto camminando sull'acqua, sbaglio.
Oddio. Oddio, c'è qualcosa che si sta... Ecco, qualcosa si sta muovendo. Qualcosa di bizzarro. Ecco, di qua, di qua. Forza! Oh, non ci sale, non ci sale. No, di qua non si può. Ma neanche di là, a quanto pare. Di sotto? No, non c'è un buco. Ma è possibile che non riesci a salire da qui? Oh, che volo! Dance! E non sale, non sale! Per qualche motivo non riesco a salire sulla nave. Sono quasi sicuro di doverlo fare, però. Le ore, perché in acqua nuota lentamente. Aspetta, ma non è che sul catenaccio posso salire. E invece sì. Ma è arrivato qua? Beh, questa accoglienza non me l'aspettavo. Ma non sale lo stesso. Guarda, guarda, cioè. Dimmi se è fatto bene. Aspetta, forse così, fregarella. Ma renditi conto cosa ti tocca fare per salire su questa nave. Devi camminare a pressione contro la ringhiera per non cadere, no? Piano piano e poi là. Oddio. Un po' più difficile fatelo, mi raccomando. Veramente bello, eh. No, aspetta. Non ci voglio credere. No, no, tu mi stai prendendo per il culo. Tu mi stai prendendo per il culo! Non riesco più a muovermi! Mi sono incastrato dentro un pezzo della nave, non posso più spostarmi! Non mi posso abbassare, non posso saltare. Cioè, oltre a muovere il mouse, non posso fare niente. Quindi adesso, indovina, indovinello, tutto da capo. Si è proprio bloccato, piantato, non mi posso muovere. Cosa? Cosa? Ho cliccato carica partita e Evil Spirits ha smesso di funzionare. Ma dai, ma non esiste, ma non esiste. Sì, è ben 12 livelli. Sì, ma non sale del tutto, ma perché mi devi rompere i coglioni? No! Ma come fai a salire se stanno questi? Bene! Ma come? Ma come? Serio? Mi faccio male cadendo in acqua da quella distanza? Veramente? Cioè, non è uno scherzo? Dai, forza! Ma possibile che non ci vai lì? Ma io non ci credo che non riesci ad andarci qua. Cosa l'hai messa a fare la catena se poi non posso andare sulla nave? E là. Ora non ti bloccare nella nave. Come si fa a salire lì? Una porta copia incollata sopra un'altra porta. Fa la mano monca che saluta. Sì, ma non puoi farmi un gioco così. Dovrebbe essere una cosa criminale. Ma là sopra io non ci posso andare. Se io non ci posso andare, io... Ma come si fa ad andare lassù? Oh, come fa uno ad andarci? Non può andarci lì. Roba da stronzilocchio. No, no, ma mi sa che... Tu devi per forza fregare il catenaccio, perché vedi, se tu arrivi lì... Non puoi andare avanti, comunque, perché devi andare da quel lato della nave. Non ci combini nulla lo stesso, quindi niente. Dobbiamo per forza trovare il modo di scavalcare questa ringhiera. Non puoi, manco se vado di spalle così, niente. Bestia, è impossibile, è impossibile.
va su, non ci va, non ci va, non sale, sto catenaccio me lo infilo in culo. Sto catenaccio non serve a niente, non serve a niente, perché non puoi salire di fatto, non puoi. Gioco di merda, schifoso, come chi l'ha creato. Roba da Gesù, Giuseppe e Maria e tutti gli angeli in compagnia. Che non va, può andare sopra. Manco buggandolo può andare lì. Ecco, bloccato un'altra volta. Bloccato un'altra volta! Bloccato un'altra, sì, un'altra volta. No, io non so che fare, ragazzi. Non so che fare. Mi sa che nessuno è riuscito a finirlo sto gioco. Va, va, roba da... Ecco, guarda caso, nel forum c'è un'altra persona che dice che non riesce ad andare oltre il secondo livello. Quindi, insomma, sono in buona compagnia, perché quella parte proprio... Adesso, ultima e poi... la chiudiamo qui, però non riesco a ignorare questo gioco che mi è appena saltato agli occhi. The God's Chain, stavolta dobbiamo spendere 8 euro. Dai, ma qualcosa di semibello, non so, qualche colpo di scena in questa puntata, no? Servirebbe, servirebbe. Che apertura! Le cartucce, un filmato in bassa qualità che si vedono ancora i pixel. When we found our ball. Sono Demetros Gossino. È lui! È lui! Ma io quel modello l'ho già visto in un altro gioco, l'ho già visto in un gioco che ho portato qualche anno fa. Terza persona, oddio! Guarda, sembra un rumeno! Senza offesa per i rumeni, Guarda come salta, oddio! Guarda come salta, sembra che ci abbia le pulci! Guardalo! Oddio! Shumano Monk, io... Hello! È Dimitro! Starring Dimitros Gozzini. Bim bim bim. Eccoci qua. Ma poi parte così, cioè ti fa vedere un video di gameplay all'avvio del gioco. Fammi entrare qua dentro. Che testina. Sembra che si tiene la fava. Sì, ma facciamo prima giocarci. Wow, che faccia. Oddio, a dire... No, è multiplayer. Secondo voi c'è qualcuno che ci gioca? Oddio, Ultimate FPS Creator! La pistola di Claudio Torres di Unlived War, è quella, copia e incolla! È la stessa pistola del guru! No, ma sono da solo, dai! Forever alone! Non ci siamo! Eppure il suono dello sparo è lo stesso, proprio prendi, metti, copia, incolla, strappa, appiccica. Oddio, l'edificio sta svolazzando, guarda. Wow, qua c'è lo spazio sotto, va va va. La mazza di Grass Simulator, cavatemi gli occhi, vi prego. There was once upon a time Dimitro. Dimitro. Dimitro Sgossino, 20 frame al secondo. Se io guardo qua va 60 frame, ma se io giro sguardo succede un problemino de frame. Oddio, no ma serio? Trapassini, trapassoni. Come sarebbe a dire? Oddio, oddio. Gli alberi, qua gli alberi, oddio che pianeta è? Questo è un pianeta di Spore? No, questo è un gioco da pronto carabinieri però, ma io lessi una cosa, no, nel forum. Ecco, ecco, eccolo, boh, oh. Salve a tutti amici, io sono Demetro. Come ti permette di offendere il mio giochino? Aspetta, no, questo è Luigi Di Maio, guardalo. Luigi Di Maio. No, no, è Dimitrios Gossino, non è Luigi. Dai, dai, adesso no, pizzi finisce male. La serie, prima mi voti, poi cambio completamente programma e vado col PD. Bello il cambiamento. Se quello è il cambiamento, guarda, speriamo di non cambiare mai.
Dio Cristo. Ma va. Ma cacco in calore. Non riesco proprio. Scippio! 8 euro! 8 euro! 8 euro è una cifra onesta. Perché perdi tempo e non vai avanti, eh? Non vuoi finire il video? Vuoi rimanere sempre qua? E me la mappa. Se non mi dici dove andare io a tirare te ginocchiata, eh? Cosa questa luce? Questa si è aperta qualcosa. Ma che cazzo? Cosa cazzo è successo? No, non ce la posso fare, ragazzi. Vabbè, andiamo avanti normale, sennò non si vince. Seguiamo le frecce. Bizzibili. Hello, ciao Roger. Oddio, la voce! I have been waiting for you since a long time. I hope that you are totally fit and fine now. Yes, sir. Now listen, soldier. Ma si sono impegnati però, Si sono proprio impegnati. Alieno avvistato. Anzi, Bigfoot avvistato sulla luna. Cos'è? It's from the natural satellite of the X-Planet. In ginocchio, schiavo. Avrà scaricato da YouTube quel video. Okay, soldier. Bene, soldato, preparati ad una missione. Taglia le radici. Devi distruggere tutti i loro server, stazioni server, per interrompere le loro comunicazioni. Stai attento. Non guardarmi in quel modo. Stai attento. Oh! Ma non posso neanche riavere Alt F4, non appare manco il menu per tornare indietro. Che gioco è? Che gioco? Questo gioco puzza di monnezza. Io penso che 8 euro siano anche pochi per questo gioco, te lo dico con cuore, Hello Roger. Hello Roger. Ha avvistato Pietro Smusi sulla luna che cacava. Cioè io non ho parole, io veramente non ho, è incommentabile. È veramente, cioè prima non riuscivo ad andare avanti. Ma che cazzo è? Dio buono. Sì, ma devi reagire non subito, prima. Ma ho preso l'arma lì, il Tommy Gun, ho visto. Ma pare che non posso selezionarlo. Perché non posso sparare? Non posso più sparare. Posso mirare ma non sparare. Ma potrà essere mai più rotto? Ora si muore. Ah no, perché neanche loro possono sparare. Oddio. Oh mio Dio, no, No, senti. Exit esce proprio dal gioco. Ora mi tocca vedere per la terza volta. Skippa. Non si può skippare. Ma chi è il mostro di Dammi tu cosita? Com'era? Madonna. Boh. Io veramente. A me non posso sparare. Cos'è sta roba? Che cacco è? Un coltello? E te sgosso, eh? Non ci pensare nemmeno. Bella texture, eh? Molto varia. E pizze bene ne. Oh. A me non si stanca qua. No,
No, ma qualcuno mi può spiegare cosa Cristo è successo qui? Cioè, sono morto senza motivo, un crampo proprio. Ma che fa? Ballo del qua qua. Ma che animazione è? No, non posso più sparare! E non posso cambiare arma! No, vabbè. Oddio mio, a sto punto ammazza, ti respawna. Cioè, si danneggia saltando. Basta che salti. Non posso sparare, cioè, dimmi se è normale. Ti spacco, vai a faccia! Io sono un ballerino, ti piace la mia nuova mossa? L'ha sviluppato uno di Calvenzano sto gioco, mi sa. Ma sbaglio o sono diventato immortale, tipo? Se io mi buzzo... Madonna, che botta. Eh sì, sono diventato immortale anche. L'unica cosa carina è la musica, ma perché è rubata da qualche parte, non per altro. Madonna, mi hanno quasi ammazzato. Ma che cazzo. Ma dici sul serio o mi prendi per il culo? Ma non posso sparare più! Ma che ho fatto di male ora per non poter sparare più? Ah, puoi fare replay, meno male. Speriamo se sbagli. Non lo so, 8 euro, fate voi. Ah no. Infierisce. Anche la mappa da morte. Ma che cazzo è quello? Cos'è? Questa immondizia è una busta bucata di immondizia. Cristo Dio, ma è ingiocabile. È la decima volta che lo riavvio. Io non lo so. Devo evitare di... C'è qualcosa che fa buggare il gioco, quindi devo stare attento. Dai, non ricarico perché ho paura. Lascio la ricarica manuale. Ok, il mitra non fa buggare perché l'ho preso e ancora spara. Ho capito qual è il bug. C'è il bug, non puoi ricaricare l'arma. Se tu ricarichi l'arma, non spara più, perché rimane a fare il ballo del qua qua. Se, come cazzo ti permetti di rilasciare un gioco in queste condizioni dove non puoi neanche ricaricare un'arma? Ma questo gioco io credo sia veramente la vergogna delle vergogne. Ma è proprio... Cioè, si sono sprecati a fare anche altri livelli che uno non potrà mai giocare o vedere perché non ci può arrivare. Hello Roger. Roger. Dio. Aspetta, devo andare di coltello, è l'unica soluzione. Vedi perché si bugga? Perché non volevi sottostare alle regole romene. Ma c'è qualcosa qui o no, non c'è nulla, una fregatura così? Ma niente, niente, ok la luna ma... Cioè ragazzi, è un gioco o cosa? Non c'è nulla. Nulla, proprio pulito. Non c'è niente ragazzuoli. Stappiamo un po' di vino. Facciamo un brindisino a niente. Benzen, benzen, bene, benzen, benzen, bene, grazie mille dei tuoi 8 euro, le mie tasche sono oggi più ricche di prima. Che cazzo è successo? Mori pezzo di merda! E ora? No, non mi dire che
Un alieno con un Tommy Gun. Ma io provo l'ultima volta. Se non va, basta, ci rinuncio. Dai, 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 è fattibile. Dimitro Sgossino ti fa vedere suoi alberi blu. Addio brutto mondo pieno di lercio e steam. Io non voglio più vedere questi giochi. Ma bussasi di sotto, ma bussasi di sotto, ma bussasi. Questo è riassunto proprio. E comunque no, non si può finire neanche quest'ultimo gioco, perché nel forum c'è scritto chiaramente, anche da parte di altri utenti, che è impossibile, manca proprio il trigger di fine livello. E siamo arrivati finalmente alla fine di questa 15ª puntata di Lerciume Steam. Ditemi come sempre cosa ne pensate voi nei commenti di questi orribili giochi. Noi ci becchiamo come sempre al prossimo video.